siamo questa mattina con le nostre telecamere qui a Porta Capuana, via Alessandro Poerio, dove è in atto una manifestazione spontanea di cittadini a fronte della realizzazione di un nuovo SPRAR in barba a tutte le indicazioni sia della prefettura che del ministro degli interni. Peppe Savuto, portavoce di Casa Found, stamattina siete qua a fare questa rappresentazione, questa manifestazione anche abbastanza importante, perché vi sentite risentiti, colpiti rispetto a un'iniziativa che disattende un pochino le direttive della prefettura ma anche del ministro degli interni. Sì, effettivamente questo è un altro schiaffo, l'ennesimo schiaffo alla città di Napoli, uno SPRAR, un progetto di SPRAR nel Vasto, che sappiamo che è il quartiere che ha la ribalta tutti i giorni per problemi legati alla criminalità legata all'immigrazione clandestina, ed inoltre un quartiere che ha oltre il 70% dei casi cittadini. L'amministrazione ha pensato di fare una delibera e stanziare oltre 1 milione di euro per gli SPRAR, sia in quello in Vico Duchesca dove ci troviamo oggi, e un altro a Secondigliano. Quindi questo è l'ennesimo schiaffo sia da parte dell'amministrazione, della prefettura, che non si rende conto che ormai ha creato una vera e propria bomba sociale all'interno del Vasto, perché ci sono oltre il 70%, come dicevo, dei casi cittadini sono all'interno di questo quartiere. Si pensa di aprire uno SPRAR, un semplice bando in cui si poteva attuare tantissimi altri tipi e modalità e finalità per questo bene confiscato alla Camorra, che poteva essere per l'emergenza abitativa, per un centro antiviolenza per le donne, un centro per disabili. Questa amministrazione ha deciso di stanziare i fondi per aprire uno SPRAR. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che con lo SPRAR il comune rientra nel business dell'accoglienza, avendo un introito direttamente, a differenza dei CAS che sono gestiti direttamente dalla prefettura. Siamo anche disattesi dal comportamento anche del Ministero dell'Interno, dal Ministro Salvini, che qualche mese fa era presente qui nel Vasto e aveva promesso una chiusura, una stretta, una morsa sui CAS, e vediamo che è una situazione ridicola, addirittura oltre ai CAS si aprono nuovi SPRAR. Quindi la nostra posizione è chiarissima, siamo contro l'apertura di questo SPRAR. Oggi abbiamo fatto questo volantinaggio di sensibilizzazione del quartiere che ormai è massacrato dall'immigrazione clandestina. Questa è Piazza Garibaldi, continuano ad aprire SPRAR. Giranda, non portavoce ma cittadino residente di quest'area insieme a tantissimi altri cittadini stamattina, quindi non è squisitamente politica la cosa, ma è veramente di sopravvivenza. Certo, è di sopravvivenza, in quanto noi vediamo che, nonostante le nostre proteste continue, sia da parte dei comitati del Vasto, da parte dei comitati di Porta Capuana, dei comitati di Porta Nolana, il sindaco si permette di andare contro delle iniziative fatte dal Ministero, cioè quella là di liberare dei CAS in modo di far diminuire il numero degli extracomunitari presenti in zona, poi che fa un'iniziativa per metterne altri. Il ministro dice ne ha messi a 840, il sindaco ne viene a mettere 200, quindi sta giocando anche contro il ministero e sulla pelle di noi cittadini. Perché non puoi dire li tolgo dal Vasto e li metto nella Duchesca, cioè che facciamo? Giochiamo a scacchi? Allora i comitati del posto si sentono semplicemente presi in giro. Quindi ringraziamo chiunque faccia delle iniziative contro questa nuova apertura. Continuiamo a sentire i cittadini residenti del quartiere Vasto ma anche Porta Capuana, quindi una situazione veramente deprecabile. Certo, noi abbiamo ricevuto questa notizia di questa apertura di questo SPRAR come un altro schiaffo effettivamente che il comune, il sindaco ha dato a questa città, a questa zona martoriata. Noi viviamo quotidianamente una situazione ingovernabile dal punto di vista dell'immigrazione, c'è un'immigrazione clandestina qua all'ennesima potenza, c'è il 70% di CAS situati in questa zona, e questa immigrazione clandestina porta con sé una serie di problematiche come la criminalità, la vendita di oggetti illegali, mercatini che ogni giorno vengono fatti improvvisamente nelle nostre strade. Vivete una situazione di pericolosità sociale?
viviamo anche una situazione di pericolosità sociale, sicuro, perché poi oltretutto c'è anche un altro fenomeno, diciamo, rilevante di questa grande criminalità, di questa grande immigrazione, di questa numerosa immigrazione che c'è, lo spaccio della droga che praticamente nelle nostre strade è presente quasi dovunque.